al Sol di Verona e abbiamo subito incontrato la nuova generazione di infantoni storici in Umbria, gaudensi. I giovani hanno deciso di credere e di investire nell'olio extravergine di oliva. Non è una scelta ovvia, neanche semplice, penso. Come nasce la voglia di piantare 30 ettari di oliva? Innanzitutto sono 20 ettari, no? Però è una scelta importante. Questi due ragazzi che nascono da una famiglia che ha una tradizione, diciamo, seria, non solo importante, ma seria, in questo settore, che è un settore sicuramente che avrà un futuro importante, però avrà un futuro importante se investiamo nell'olivo, nell'olivicoltura prima di tutto, prima che nella sua trasformazione, e da qui nasce proprio il progetto. Stefano Sisti è l'agronomo che li accompagna in questa... Andrea Sisti, l'agronomo che li accompagna in questa avventura. Ma che tipo di impianto farete? Che tipo di investimento? Che tipo di olivi? Poi dopo do la parola a loro, ma perché l'abbiamo costruito insieme, è un progetto innovativo. Innanzitutto parte da un'analisi di contesto, siamo in una zona dei Monti Martani, è di, diciamo, un'area diversa da quella tradizionale in cui c'è il frantoio gaudensi, un'area con un terreno argilloso, con una roccia madre marnosa, e dove andiamo a collocare un impianto ad alta tecnologia, con, diciamo, una tradizione, rispettando la tradizione dell'olivicoltura umbra, con un sesto di impianto che va dal 4x5 al 6x5, con delle cultivar in cui blend lo facciamo in campo, cioè nel senso che noi le cultivar le posizioniamo nei diversi appezzamenti, sono 11 appezzamenti intorno all'ettaro, e sono sistemate a girovolto, molta attenzione quindi al paesaggio, e anche a una, diciamo, intersecazione di piante da frutto con degli alveari che segnano l'indicatore biologico del nostro sistema. Stefano e Andrea Gaudensi, parola a voi, siete fra i più giovani olivicoltori frantoiani d'Italia probabilmente. Come vivete questa avventura? Con grande entusiasmo, nel senso che noi siamo praticamente nati in questo ambiente e, diciamo, abbiamo richiesto ad Andrea un progetto che rispecchiasse le nostre idee, sostanzialmente, che sono volte al futuro, quindi la sostenibilità, la tutela del paesaggio e comunque sia la varietà, come dire, la varietà del varietale. E quindi lui ci ha offerto questa grande opportunità e cercheremo di fare il meglio possibile. Ormai sempre più gente dice che non ha senso investire nell'olio, in un settore che non darà un grande futuro nel mercato globale, e invece voi avete fatto una scelta opposta. Perché? Secondo me Sì, costa parecchio sacrificio, però da grande soddisfazione. Ma il discorso dei trend del consumo dell'olio non dice questo, ma il problema è un problema italiano. Noi non abbiamo investito in innovazione, abbiamo un'olivicoltura che è ferma al 53, solo alcune parti del nostro territorio nazionale hanno fatto degli investimenti, hanno fatto investimenti su un modello che è stato importante. La nostra agricoltura invece ha una fortissima, non solo tradizione, ma anche una grandissima capacità innovativa. Quindi i fattori della produzione sull'olivo sono molto chiari. Naturalmente dobbiamo avere la capacità di ottimizzare la produzione e stabilizzarla nel tempo. Quali sono i rischi dell'olivo? I rischi dell'olivo, della coltivazione dell'olivo, sono le gelate tardive, sono il controllo delle fitopatie, in particolare quello della mosca, il controllo dell'allegatura.
quello dell'allegagione, essendo una pianta anemofila, è uno dei fattori di rischio più importanti che dà quella cosiddetta non solo alternanza di produzione, ma soprattutto la aleatorietà della produzione. Quindi il controllo tecnologico in remoto di questi fattori della produzione ci porterà ad avere una stabilizzazione della produzione e a portare la produttività di questo oliveto non più a un chilo e mezzo come avviene nelle nostre aree, a aree umbre toscane, ma avere una produttività di 3, 3,5, 4 chili d'olio a pianta, che ci consentirà di avere un'ottimizzazione dei costi e quindi anche del prezzo. Il problema poi è venderlo l'olio. Uno degli aspetti, diciamo, di difficoltà per molti produttori italiani è proprio questo, a trovare un mercato per l'olio. Voi ce l'avete già, pensate di estenderlo. Qual è il consiglio che potete anche dare ai vostri colleghi su un tema così difficile come il marketing, come la ricerca di nuovi spazi? Beh, sicuramente la qualità. L'unico modo per essere competitivo sul mercato è presentare un prodotto di altissima qualità. Noi abbiamo visto che comunque sia il riscontro c'è, la gente lo cerca il nostro olio. Quindi cioè, la scelta di piantare olivi è partita da là. Grazie, allora e in bocca al lupo per questa avventura. Crevi, e ci vedremo alla messa a dimora della prima settimana. Vi aspettiamo. Grazie. Okay.